Let's go, bitches. Vi rubo solo 30 secondi per dire due cose. Sono contentissimo del successo che ha avuto la serie che ho messo ieri, Road to Dark Matter, il primo episodio, quindi spero di comunque riuscire a caricarne altri. Seconda cosa che vi voglio dire, bene, visto Power Personal Trainer, ha avuto tantissimi views, tantissime like, quindi beh, direi che è arrivato il momento di cominciare a preparare il prossimo episodio e di anche preparare qualcosa magari per voi SMG. Comunque, allora, di cosa voglio parlarvi? Questa serie chiamata Accessori sotto i riflettori, penso sia una delle serie più importanti assieme ai Power Personal Trainer, assieme ai Segreti dei Pro, assieme alle classi Overpower. Perché? Perché qui spiego le meccaniche delle armi, degli accessori, cosa dovresti usare e cosa non usare. Per esempio, quello sul Cannalunga è uno dei più importanti perché spiego che ci sono determinate armi in cui conviene utilizzare Cannalunga, determinate armi in cui non conviene utilizzare Cannalunga. E poi ovviamente andrò sempre di più nello specifico con questa serie. E ora parleremo del fuoco rapido che, come sapete, è cambiato dopo la patch che c'è stata l'1 febbraio. Quindi io vi lascio il video, mi raccomando, seguite questa serie, guardate i vecchi episodi perché può essere comunque molto utile per voi. Io vi saluto, bitches, avvia il video. Let's go, bitches! Benvenuti a un altro episodio di Accessori sotto i riflettori. Non lo facevo da un pochino questo episodio perché devo dire che pensavo che non avrebbe avuto molto interesse, ma secondo me questo è uno degli episodi fondamentali del mio canale perché vi può aiutare a capire come creare classi, come comunque utilizzare i migliori accessori possibili sulle varie armi. Il gameplay di sottofondo che state vedendo è una bellissima nuclear fatta con HVK, mi pare un Vesper raccolto da per terra, eccetera, eccetera, fatto in un side, se non sbaglio, sulla nuova mappa Skyjugged del DLC. E la cosa bella, come vedete dalla targhetta sotto che c'è scritto Nuclear oggi 6, in questo caso stavo facendo una sfida che mi era stata proposta su Twitch dai miei subscriber. Praticamente dovevo fare almeno 5 nuclear al giorno per 3 giorni. Il problema era che ogni volta che non riuscivo a fare 5 nuclear, cioè magari ne facevo 4 o 3 e così via, dovevo mettere le rimanenti che non avevo fatto al giorno dopo. Quindi praticamente il primo giorno ne avevo fatte 4, il giorno dopo ne dovevo fare 6. Il giorno dopo ne avevo fatte 5 e il giorno dopo, scusate, 4 di nuovo, e quindi ho dovuto fare 7 il terzo giorno, cosa che è successo proprio con questa nuclear. E ogni volta devo da lato cambiarmi maglietta con una delle maglie dei miei sponsor o comunque dei team con cui giocavo. Ma andiamo subito nel dettaglio ora a parlare di Rapid Fire. Penso di avervi già annoiato abbastanza con questa descrizione e tutte le mie spiegazioni stupide. Allora, bene, Rapid Fire è un accessorio molto controverso qui su Black Ops 3. All'inizio del gioco, comunque quando avete preso ovviamente Black Ops 3, aumentava il radio di fuoco, il fuoco rapido, solamente del 6,3% su quasi tutte le armi. Magari sulle armi a raffica cambiava un pochino di più perché non aumentava solo l'uscita, diciamo, la velocità con cui uscivano i proiettili dall'arma, ma anche il tempo tra una raffica e l'altra. Non so se ve lo ricordate, ho già parlato di questo. Comunque è cambiato veramente con questa ultima patch. Già ve l'avevo detto che il cambiamento era particolare, avrebbe influito su molte armi. E diciamo, ieri mi sono messo a testare qualcuno, eppure stamattina ho fatto altri test. Quindi scusatemi se il video è uscito così tardi, ma ovviamente ci tengo molto a questi video tecnici perché voglio spiegarvi comunque la mia conoscenza, le mie prove, i miei test. Iniziamo subito dalle armi che a voi forse vi piacciono di meno o comunque utilizzate di meno. In questo caso vi parlo di Locust ed SVG. Il Locust sembra non essere cambiato in Rapid Fire, siamo sul 6% per il suo radio di fuoco, mentre per l'SVG sembra essere aumentato fino al 7%. Questo perché hanno visto che l'SVG con fuoco rapido era veramente lento, non cambiava praticamente niente, quindi quel per cento in più riesce a dare quel colpo che si nota proprio quando sta scarrellando il colpo indietro mettendo l'altro colpo in canna. Per quanto riguarda i pompa, ho provato solo Haymaker KRM, con l'Argus non sono riuscito bene a capirlo sinceramente, e stessa cosa per il Breccia mi sembra essere aumentato al 7%, mentre l'Haymaker sembra essere stato diminuito poiché sparava troppo velocemente con Rapid Fire fino al 5%, rendendolo un pochino peggiore, quindi sicuramente meglio quando vi trovate uno con Rapid Fire e Haymaker davanti. Il KRM invece sembra non essere cambiato totalmente con Rapid Fire, ma essere solamente cambiato del 6%, cioè il radio di fuoco è aumentato del 6%. Per quanto riguarda gli SMG, e qua tutti storcere del naso e direte: che cosa è successo? Che cosa è cambiato? Bene, il Q del VMP, il Rapid Fire, sembra essere cambiato. Sì, il Q del VMP, come vedete dalle statistiche, dalle scritte, è stato aumentato il suo fuoco rapido fino al 7%. Il Weevil non sembra essere variato, mentre per il Vesper è stato diminuito, poiché con Rapid Fire era veramente un tritacarne, lo chiamavano Mulinex. Razor e Faro, invece, Razorback e il Faro non sembrano essere cambiati, sembrano essere sempre sul 6% di radio di fuoco. Comunque, andiamo a vedere
vedere i fucili d'assalto, in questo caso KN44 che sembra essere aumentato fino al 7%, XR2 ed HVK aumentati fino a addirittura un 8%, infatti l'HVK utilizzato con fuoco rapido è veramente assurdo, vi consiglio a tutti di usarlo. Manowar pure è stato aumentato e si nota la differenza ora con fuoco rapido al 7%, voi direte ma l'1% non cambia niente? Invece sì, perché su un radio di fuoco che comunque si parla di cifre che hanno tre numeri in questo caso, si vede veramente il cambiamento anche per un 1%. L'M8 non sembra essere cambiato, sempre essere sul 6% di rapid fire, di fuoco rapido, comunque di radio di fuoco, mentre invece l'ICR sembra essere stato aumentato anch'esso. Io ho provato queste armi, non mi sono messo a utilizzare le pistole, non mi sono messo a utilizzare i mitraglioni, mi dispiace ragazzi, non mi piacciono i mitraglioni da utilizzare, li sto utilizzando solo per fare la Dark Matter. Per quanto riguarda invece le altre armi che magari ho mancato, ragazzi, è veramente difficile cercare di capire quanto è aumentato col fuoco rapido, perché dovevo vedere gameplay vecchi in cui utilizzavo fuoco rapido, giocare senza l'aggiornamento per provare a vedere cosa accadeva, cosa cambiava, giocare con l'aggiornamento e vedere quello che succedeva, quindi è stato un po' un casino, fatemelo dire. Comunque io questo qui ho fatto del mio meglio, spero vi sia piaciuto il gameplay di sottofondo, spero vi piaccia anzi il gameplay di sottofondo. L'ultima cosa che vi voglio dire è che ci sono un sacco di novità in questi giorni, non posso dirle qui su YouTube, ovviamente le sto spoilerando piano piano su Facebook, su Twitter eccetera eccetera, quindi vi consiglio di seguirmi anche là perché mi piace tantissimo interagire con voi. Comunque bitches, io vi saluto, ci vediamo oggi in streaming, solito orario più o meno 3-4 come sempre. Sono Power, il vostro player preferito, let's go. Così tanti che secondo me lo può pure tirare poi. Vabbè. Mi ti porta qua. Ammazzo io questo. No. Nucleare. Let's go, baby. Gishi. Let's go. Siamo arrivati a 7. Let's go, baby. Che succede? Niente, ho fatto la sfida.